Salve, ho un'idea proprio per te. Appena comincia a fare caldo, prova a lasciare un cucchiaio di zucchero in giardino o sul balcone. Questa semplice azione può sembrare priva di significato, ma potenzialmente può salvare le persone che muoiono di fame. Per molte persone, le api non sono altro che fastidiosi esseri estivi che rovinano un perfetto picnic. Ciò che le persone non sanno è che le api nutrono il 90% della popolazione mondiale. Ma una cosa ancora più importante e allo stesso modo allarmante è che oggigiorno questi insetti colorati si stanno estinguendo a una velocità impressionante. Sir David Attenborough, un famoso zoologo, è sicuro che se le api si estinguessero, la gente non sopravviverebbe per più di 4 anni. Più avanti in questo video scoprirai perché le api sono così importanti per gli esseri umani. Perché le api si stanno estinguendo? Solo negli Stati Uniti la popolazione delle api da miele è diminuita di quasi il 25% dal 1990. Il calo più significativo si è verificato negli ultimi 5 anni, quando il numero di api è diminuito di un terzo. La ragione di un cambiamento così drammatico è la sindrome dello spopolamento degli alveari. Questo è un fenomeno misterioso che avviene quando le api perfettamente sane lasciano i loro alveari e non tornano più. I ricercatori non hanno capito cosa le fa abbandonare le loro case. Tuttavia, secondo le stime scientifiche, più di un terzo di tutte le colonie di api negli Stati Uniti sono ormai vuote. Inoltre, il numero di alveari è attualmente al minimo rispetto agli ultimi 50 anni. Alcune teorie possono spiegare la sindrome dello spopolamento degli alveari. Innanzitutto, gli scienziati hanno stabilito una connessione tra la scomparsa delle api e il riscaldamento globale. A causa di questo enorme cambiamento climatico, i fiori iniziano a sbocciare prima. Quando le api si svegliano dal letargo, alcuni fiori hanno già finito di sbocciare. Sfortunatamente, questi sono i fiori di cui le api hanno bisogno per sopravvivere all'inizio della stagione. Un'altra opinione è che le api muoiono perché gli agricoltori usano troppi pesticidi. Sebbene i produttori applichino queste sostanze chimiche per eliminare i parassiti, danneggiano anche le innocenti api. Le autorità di alcuni paesi hanno vietato tali pesticidi. Ma in alcune parti degli Stati Uniti sono ancora disponibili numerosi prodotti chimici pericolosi. La ragione per la sindrome dello spopolamento degli alveari potrebbe anche trovarsi nella perdita dell'habitat di queste api. La gente abbandona le fattorie, coltiva i raccolti in modo tale da non lasciare spazio alla fauna selvatica e piantano fiori che sono dannosi per gli impollinatori. Infine, alcuni ricercatori ritengono che le api possano abbandonare i loro alveari a causa di parassiti, acari, falene, coleotteri e persino formiche. Gli acari varroa, che infestano le colonie, trasferiscono il virus DVV, virus delle ali deformi, che causa deformità alle ali e all'addome delle api adulte. Come puoi aiutare le api a sopravvivere? A volte le api si stancano troppo e non riescono a tornare ai loro alveari e non hanno nemmeno l'energia per muoversi. Molte persone le considerano morte e spazzano via queste piccole creature. Tuttavia, una soluzione di acqua e zucchero può aiutare un'ape esausta a riprendersi. Per preparare questa bevanda dolce, dovrai mescolare un cucchiaio di acqua e 2 cucchiai di zucchero bianco granulato. Versa questa miscela in diversi piattini o nei cucchiai e lasciali da qualche parte all'esterno, dove le api saranno in grado di raggiungerlo. Lo zucchero bianco, noto anche come saccarosio, può aiutare le api a compensare per la carenza di miele nei loro alveari. Ciò impedirà alla colonia di morire di fame. Le api solitamente raccolgono il saccarosio, che è uno dei componenti principali del nettare, dai fiori che sbocciano. Solo dopo questo elaborano questa sostanza e la immagazzinano sotto forma di miele. Più tardi, durante l'inverno o quando non ci sono piante disponibili, le api usano questa scorta di miele. Inoltre, puoi piantare i fiori che le api amano sul balcone o nel giardino per aiutare le api della zona a prosperare. Ricorda che i colori preferiti delle api sono il giallo, l'arancione e il blu. Scegli piante che hanno fiori di questi colori. Ma perché le api sono così importanti?
Le api sono alcuni dei principali impollinatori sulla Terra, sebbene ci siano molte altre creature impollinatrici come pipistrelli, uccelli, farfalle e scarafaggi. Tuttavia le api sono le più numerose e laboriose di tutte. Un terzo di tutto il cibo del pianeta dipende dalle api. Impollinano oltre l'80% delle piante da fiore. Negli Stati Uniti, queste piccole creature impollinano fino al 75% di verdura, frutta e noci, e oltre l'80% di tutte le colture. Questi insetti sono anche cruciali per l'industria casearia e della carne, perché impollinano l'erba medica e il trifoglio, che sono alcune delle fonti primarie del cibo per i bovini. Le api sono anche importanti per l'economia di un paese, contribuendo fino a 15 miliardi di euro all'anno per l'economia degli Stati Uniti. Inoltre, ogni anno le api fanno il miele per ben 150 milioni di euro. Alcuni prodotti, come le mandorle, possono essere impollinati esclusivamente dalle api da miele. L'industria delle mandorle della California ha bisogno di circa 1,4 milioni di colonie di api ogni anno. Questo è il 60% di tutti gli alveari delle api negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, questa regione produce l'80% di tutte le mandorle del mondo, con oltre 4,8 miliardi di euro all'anno. Come puoi vedere, le api sono insostituibili per il nostro pianeta ed è fondamentale fare tutto il possibile per salvarle. Ma quanto bene conosci queste piccole creature? Ecco alcuni incredibili fatti sulle api. Per fare solo 0,45 kg di miele, un'ape deve prendere il nettare da più di 2 milioni di fiori. Inoltre, l'ape deve volare per circa 144.841 km per riuscire a farlo. In confronto, la lunghezza dell'equatore è poco meno di 40.234 km. Nella sua intera vita, un'ape media farà solo un dodicesimo di un cucchiaino di miele. Un'ape può sviluppare una velocità di 24,1 km all'ora. Mentre lo fa, batte le sue ali più di 200 volte al secondo. Di solito ci sono tra 20.000 e 60.000 api e una sola regina in ogni colonia. Sorprendentemente, tutte le api operaie sono femmine. Mentre la durata della vita di una lavoratrice è di circa 6 settimane, la regina può vivere fino a 5 anni. Le api da miele sono molto tradizionali. Il modo in cui producono il miele oggi è esattamente lo stesso di 50 milioni di anni fa. Quando un'ape individua una promettente fonte di nettare, ritorna all'alveare. Poi balla davanti alle sue compagne, spiegando la posizione esatta del fiore. Le api hanno un incredibile senso dell'olfatto. Ogni ape da miele ha 170 recettori dell'olfatto e li usa per cercare i fiori migliori e per comunicare con le sue compagne. La regina è estremamente impegnata durante l'estate. Ma davvero? È in questo periodo che questa importante ape depone più di 2500 uova al giorno. Quale fatto sulle api ti ha sorpreso di più? Parlaci delle tue impressioni nella sezione commenti qui sotto. Ricordati di premere il pulsante mi piace, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale per passare sul lato positivo della vita.